Buongiorno, oggi 5 ottobre, giornata mondiale degli insegnanti, un augurio a tutti i docenti dalla redazione di Gilda TV. Questa giornata è stata istituita dall'UNESCO nel 1994 per ricordare l'importante ruolo dei docenti di tutto il mondo. A questa ricorrenza si è aggiunta dallo scorso anno un'iniziativa della Barclay Foundation che ha promosso la seconda edizione del concorso Global Teacher Prize, detto Nobel degli insegnanti. Verrà assegnato anche quest'anno $1 milione all'insegnante che nel mondo si è distinto per lo svolgimento della sua professione. Obiettivo principale di questo premio è quello di rivalorizzare il lavoro svolto da milioni di docenti. Il termine per la candidatura è il prossimo 10 ottobre. Lo scorso anno hanno partecipato alla gara solo 14 docenti italiani, mentre altri paesi, come ad esempio l'India, ne ha presentati 193. Tra i 5.000 partecipanti sono stati selezionati 50 semifinalisti e tra questi c'erano i professori Daniela Boscolo dell'Istituto Cristoforo Colombo di Porto Viro in provincia di Rovigo. Buongiorno professoressa, può raccontarci come è arrivata questa importante candidatura? Ho saputo che un'associazione di Bologna ha fatto il mio nominativo alla fondazione che è naturalmente responsabile di questo importantissimo premio e quindi eccomi qua, sono stata segnalata e da lì poi è partito tutto. E Daniele Magni dell'Istituto Galilei Costa. Da un lato questo riconoscimento mi ha fatto tanto piacere, però ho pagato sulla mia pelle che queste notorietà allontanano dalla classe, perché chiedono costanti partecipazioni e io fino ad ora ho faticato a rifiutare tutte quante le partecipazioni perché sono indietro col lavoro con i ragazzi. In chiusura vi saluto con gli auguri della tecnica della scuola. Arrivederci. La scuola è quell'esilio in cui l'adulto tiene il bambino fin quando è capace di vivere nel mondo degli adulti senza dar fastidio. Quando avete buttato nel mondo d'oggi un ragazzo senza istruzione, avete buttato in cielo un passerotto senza ali. Gli insegnanti devono amare con curiosità antropologica quella tribù di alunni che ogni mattina si trovano di fronte. Trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere. L'insegnante è la persona alla quale un genitore affida la cosa più preziosa che possiede suo figlio, il cervello. Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra arma più potente. Un bambino, un insegnante, una penna e un libro possono cambiare il mondo.